perché ampliamo questa sperimentazione. L'azienda. Dal prossimo 5 febbraio il centro storico di Pesaro abbandonerà il sistema di raccolta differenziata porta a porta. Il modello con le isole ecologiche informatizzate infatti si amplierà a tutta l'area ZTL. Alle attuali 6 ecoisole già attive da poco più di un anno se ne aggiungeranno 17 per un totale di 23 cassonetti intelligenti per il conferimento dei rifiuti all'interno della zona traffico limitato. Le utenze coinvolte passeranno dalle attuali 1000 a circa 4000. Si completa così il progetto di rinnovo del sistema di raccolta rifiuti all'interno del centro storico, deciso dall'amministrazione comunale in collaborazione con Marche Multiservizi, con l'obiettivo di aumentare la separazione dei rifiuti e recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili. Manderemo delle comunicazioni, ci saranno le assemblee, come già ci sono state, per cercare di comunicare al meglio cosa comporta questa nuova modalità, che nella sperimentazione ha dato risultati molto importanti, sia dal punto di vista del decoro urbano della città, ma anche dal punto di vista della raccolta differenziata. Quindi chiediamo a tutti i cittadini di continuare con questa sensibilità, con questa voglia comunque di conferire in maniera corretta. Direi che è un passaggio culturale e innovativo, importante, non solo perché così i cassonetti li chiamiamo intelligenti, quindi sono già dotati di una parte di intelligenza artificiale, ma diciamo che soprattutto è una modalità di raccolta che consente ai cittadini di essere più liberi nei tempi e nei modi e soprattutto anche nei giorni di conferire i loro rifiuti. Le nuove isole ecologiche, utilizzabili solo se in possesso della cosiddetta carta smeraldo, entreranno in funzione lunedì 22 gennaio, mentre l'ultimo giorno di raccolta con il porta a porta sarà sabato 3 febbraio. Per 2 settimane verranno mantenuti entrambi i metodi di conferimento dei rifiuti, così da agevolare i cittadini nell'adeguamento al nuovo modello di raccolta. È una soluzione che abbiamo sperimentato, che funziona e che ci permetterà forse di pensare in futuro anche di allargarla a tutta la città. Un passo in avanti che testimonia anche l'ottimo rapporto tra Comune e Marche Multiservizi. Sì, devo dire la collaborazione con la nostra azienda partecipata e Marche Multiservizi sta andando bene anche rispetto ad altre tematiche. Stiamo affrontando col cambiamento di clima anche a un lavoro di pulizia straordinario delle caditoie, di una pulizia ancora più spinta delle zone del centro, visto che nel 2024 saremo capitale italiana della cultura. Tanti piccoli accorgimenti che dobbiamo tenere. Non sarà tutto perfetto, però cerchiamo di fare il meglio possibile.